Ma non è l'epoca dei benedettini, tant'è che questa chiesa apparteneva al monastero di Ma è Montecassino. tutto qua. Sì, ma perché questo era il territorio del Montecassino e tutte le chiese pagavano le decime al priore di Montecassino, all'abate. All'epoca c'era l'abate, che lui era proprietario di queste cose. Successivamente, dopo la guerra, è passato alle curie, ai vescovili, ma queste opere sono state fatte sotto i benedettini, tant'è che questa chiesa, tuttora funzionante come chiesa officiante, perché non è sconsacrata, noi facciamo le funzioni qui, matrimoni, cresime, tutto quanto, e festa patronale l'8 settembre, questa chiesa, diciamo, è entrata in funzione con un monaco benedettino che l'ha tenuta ai tempi di San Benedetto e da quel momento ha cominciato a commissionare, diciamo così, questi affreschi. Questi che stanno alla base delle due navate sono tutti ex voto. E qui vediamo la ricorrenza della Madonna del Latte, la Madonna che allatta il bambino. Quindi risale a che epoca? Sempre 750, No, insomma. no, no, queste sono recenti, queste diciamo che stanno intorno a 1500-1400. Poi, questa parete destra è quella più importante per quanto riguarda la chiesa, perché ritrae il quadro principale che è riprodotto in molti posti in una maniera diversa. Addirittura si parla del Duomo di Palermo, perché chi l'ha dipinta sono artisti che vengono dall'Oriente. Quindi parliamo di bizantini, forse. Parliamo della tecnica bizantina e degli artisti bizantini. Se noi vediamo questo affresco del lato destro, è tutta pittura bizantina. Questo quadro, che è quello più rinomato, che forse in Italia, ma al mondo non esistono, in Italia è l'unico. Ci sono altre rappresentazioni, però non Forse come può questo. essere pure È Sveva, bizantino. no, però l'epoca Sveva di Federico II è stata fatta, capitale Palermo era. Sì. A Palermo, ma non, questa è epoca bizantina, la chiesa orientale. Quindi 800 Sì. più o meno. Quindi siamo intorno lì. E qui vediamo che intitolata la Dormitio Virginis, cioè la Madonna che dorme, che poi in effetti è la Madonna non è mai morta. Si dice che si è addormentata ed è stata assunta in cielo, anima e corpo. E questo quadro riproduce quel momento. Gli apostoli, Gesù Cristo che prende l'anima della Madonna e gli angeli che la portano in cielo e intorno gli apostoli che vengono a Maria. Questo è in sintesi la rappresentazione evangelica di questo quadro. Poi abbiamo San Michele, Bizantino proprio. molto bizantino si vede, no? San Michele che pesa le anime, che è l'unica rappresentazione di San Michele che pesa le anime, che decide chi sale e chi scende. In effetti, e vediamo la bilancia. Se tu hai dei crediti vai sopra, se non hai dei crediti vai sotto, lì perché manca il frammento, non è stato Si vedono recuperato, le gambe della però si persona. vedono le gambe di un, diciamo, disgraziato che è stato buttato agli inferi. Poi abbiamo San Tommaso, anche questo si vede che è molto bizantino come tecnica, San Tommaso Apostolo, però. a San Tommaso Apostolo. Poi abbiamo la Madonna in trono col bambino, che l'arte bizantina, come quella della chiesa orientale, le famose tette
delle famose quadri che facevano i bizantini, e vediamo che si riproduce proprio uguale, uguale, non si può non riconoscerla, diciamo così. Poi sopra abbiamo San Pietro con un personaggio a fianco che è stato perso perché l'umidità l'ha logorato. Anche quella però, secondo me, è precedente all'arte bizantina. Già si vede che è diversa il tratto e i colori dell'affresco. Invece lato sinistro della navata abbiamo comunque gli ex voto, queste Madonne sembra che allattano Madonne in trono.